Bene, intanto vi do il benvenuto a questo webinar. Il webinar si chiama Using DataSnap with Client-Side MVC JavaScript Frameworks. Nello specifico, tra i vari JavaScript Frameworks, parleremo di AngularJS, il framework di Google per JavaScript, uno dei tanti framework di Google per JavaScript. Io sono Daniele Tetti, I'm the Director and Educational di Bitmain Software. Come ha detto prima Floriana, sono rappresentanza italiana di Embarcadero Technologies. E oggi appunto parleremo di DataSnap e framework MVC. Allora, prima domanda: perché MVC? La motivazione è fondamentalmente sempre la solita, per la separazione delle responsabilità. Chi ha seguito i nostri corsi, ma anche i corsi di altri, insomma, sa che la separazione delle responsabilità all'interno di un'applicazione è di fondamentale importanza. MVC e tutti i pattern similari si preoccupano di separare le responsabilità in tre tronconi, diciamo, in tre entità specifiche che sono model, view e controller. E successivamente il fatto che queste responsabilità siano suddivise in tre entità ben distinte permette di poter fare unit test, ad esempio, e di cambiare un componente della triade non cambiando gli altri. In quali casi potrebbe essere utile questo? Ad esempio, quando si ha a che fare con visualizzazioni multiple, quindi stessi dati e differenti visualizzazioni. Per capire cosa si intende per visualizzazioni multiple, potremmo immaginare una form Delphi che mostra una serie di dati con griglie, edit, combo box e quant'altro, e un report che mostra quei dati in un formato stampabile. Quella è una rappresentazione diversa degli stessi dati. Per di più, potremmo avere diverse logiche applicative. Cambiando il controller, potremmo, a parità di vista e di model, avere diverse logiche applicative. Cos'è la logica applicativa? È quella che ti permette, ad esempio, di definire quando un valore all'interno di un campo è valido o meno, oppure che cosa bisogna scrivere sul database quando succedono alcune cose. Quella è la logica applicativa. Il modello, per di più, è indipendente dalle altre componenti e il modello è proprio la parte in cui noi andiamo a mettere la nostra logica di business. Quindi perché MVC? Abbiamo risposto, perché MVC sul client JavaScript? Perché è già da qualche anno che le applicazioni web, lo scenario delle applicazioni web è fortemente cambiato. Storicamente, per quanto riguarda le applicazioni web, il browser fa una richiesta, il server capisce i parametri della richiesta, recupera i dati, genera un HTML di risposta e invia la pagina al client. Questo è come il web funzionava praticamente all'inizio, da quando si è iniziato ad avere web dinamico. Il fatto è che adesso il rendering si è spostato non sul server ma sul client, quindi il rendering dell'HTML viene spostato sul client. Perché? Perché c'è tutta una certa di un insieme di vantaggi nel fare questa cosa qui. Ad esempio è possibile riutilizzare i template client-side. C'è l'ottimizzazione del traffico. Voi pensate ad esempio a una tabella HTML che deve mostrare 100 record. Se io faccio il rendering di questa tabella sul server, avrò il codice di markup moltiplicato per 100. Se io invece prendo la singola riga della tabella, faccio diventare un template, poi faccio arrivare solo i dati sul mio browser e utilizzo quel template per duplicare la formattazione per 100 volte, i dati che ho trasferito effettivamente sulla rete sono molti, molti, molti di più. Quindi mi permette, a parità di potenza, di aumentare la scalabilità, semplicemente perché ho meno dati da calcolare, da trasferire e da renderizzare. Questi sono i vantaggi. Quali sono però le problematiche di questo approccio? E il fatto è che jQuery, come diciamo, quasi libreria standard per la scrittura di applicazioni web, non è abbastanza per questo tipo di applicazioni quando queste applicazioni cominciano a essere complesse. Chi di voi avrà sicuramente utilizzato jQuery in maniera importante e pesante avrà visto che quando la logica comincia a diventare abbastanza complessa si ha a che fare con un groviglio di callback, event handler, agganciati di qui, di là, e comincia a diventare complessa poi la gestione. E l'approccio single page up, che è proprio quello che ci permette di modificare parti del document object model all'interno del browser direttamente da JavaScript, è sicuramente potente, ma lo spaghetti code è in agguato e quindi si rischia di avere un grosso pezzo di codice JavaScript
molto procedurale o perlomeno con qualche oggetto sparso qui e lì, ma con non una struttura e una funzionalità il più possibile standard. Questo è il motivo per cui MVC ha senso anche sul client. Bene, ora se abbiamo capito che ha senso, vorremmo capire se ha senso scriversi da zero un framework MVC oppure utilizzarne uno già pronto. Non è molto complesso scrivere un'implementazione semplice del pattern MVC, scriverla in maniera estendibile, riutilizzabile e ragionevolmente potente invece è un altro discorso. Quindi, volendo scegliere tra uno dei framework MVC JavaScript presenti sul mercato, open source, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Come vedete qui, ne ho messi relativamente pochi, credo siano 9, ma sono tra quelli più blasonati, diciamo. C'è il Backbone.js, Spine, Ember, Knockout, Sprout Core, Semi.js e Angular.js di Google. Questo per dire che la scelta non è la più semplice del mondo, probabilmente non c'è il framework che va bene per tutte le stagioni, però sicuramente possiamo identificare uno o più di uno che potrebbe fare al caso nostro. In questo webinar parleremo di Angular.js. Angular.js è un framework scritto e mantenuto da persone di Google, per il quale Google ha anche assunto direttamente persone per lavorarci full time su questo framework. È un framework rivoluzionario rispetto a molti altri, perché invece di pensare di essere un framework che già prevede tutte le caratteristiche, è un framework che è pensato per dare una struttura e le caratteristiche di base al vostro framework applicativo che andrete via via scrivendo mentre andate a scrivere l'applicazione. È un po' come se rappresentasse la VCL e per il vostro applicativo Delphi e tutte le vostre funzioni, tutti i vostri componenti che vi siete scritti, tutte le vostre form ereditate, fossero la parte di framework che manca da Angular alla vostra applicazione. Quindi è proprio questa fetta di micro framework basato su un altro framework che vi permette di avvicinare un framework generico come può essere la VCL o Angular.js alle vostre necessità. E quindi la caratteristica particolare di Angular.js è proprio quella di essere completamente estendibile e funzionare bene anche con altre librerie. Ovviamente va conosciuto bene per poterlo dominare, come va conosciuto bene la VCL o FireMonkey per poter scrivere un componente complesso. La cosa interessante e che mi ha fatto decidere di utilizzare Angular.js rispetto ad altri framework presenti sul mercato è che ogni feature può essere modificata o sostituita per fare in modo che il nostro approccio sia il più possibile coerente, che il framework sia il più possibile coerente col nostro approccio. Due parole su Angular. HTML è fatto per dichiarare documenti statici, infatti è un linguaggio di markup, ma quando si tratta di dichiarare viste dinamiche, e questa è una frase che assume significato quando parliamo appunto di Angular.js, perché altrimenti viste dinamiche in HTML non ha molto senso, a meno che non mettiamo dentro anche il concetto del JavaScript. HTML comincia a mostrare tutti i suoi limiti, semplicemente perché non è fatto per quello. Quello che fa Angular.js è di estendere il vocabolario dei tag HTML e renderli coerenti con le necessità della nostra specifica applicazione. Quello che ne risulta è un ambiente ovviamente espressivo, leggibile, perché non si tratta necessariamente di codice, ma anche semplicemente di markup, quindi estendere il markup HTML, quindi semplicemente lo rendiamo più leggibile, quindi espressivo, leggibile e veloce nello sviluppo, che non è cosa da tutti. Per quanto riguarda il supporto dei browser, i signori di Google sono davvero attenti al testing, allo unit testing e al test end-to-end. Infatti, oltre a supportare built-in una serie di meccanismi per fare unit testing e test end-to-end, Angular è a sua volta testato all'interno dei browser che vedete qui, quindi Safari, Chrome, Firefox, Opera e Explorer 8, 9 e le nuove versioni. Per di più funziona anche nei browser mobile,
quello che trovate dentro Android Stock nella versione Chrome per mobile e in Safari per iOS. Il discorso di Angular è particolare. Il chief architect che sta dietro AngularJS è famoso per essere particolarmente attento allo unit testing. Ha scritto anche la famosa guida di Google per lo unit testing. Per di più, proprio per questo motivo, ha un meccanismo di dependency injection integrato all'interno del framework e quindi permette di fornire mock e stub per una serie di dipendenze pesanti, quali possono essere, ad esempio, la comunicazione server-side. Tutte queste parole per dire cosa? Che per dire che le vostre viste, i vostri controller, i vostri service potranno essere unit testati semplicemente all'interno del browser utilizzando un interprete JavaScript locale come può essere Node.js. Bene, detto questo, parliamo un attimino nello specifico di Angular.js per poi introdurre il concetto di data snap e far sposare i due. Allora, in Angular esiste il concetto di view o template. Diciamo la view è generata da un template. La vista in Angular è una proiezione di un modello dei dati attraverso un template HTML. È come se il template HTML fosse il report, il modello fossero i vostri dati e la view fosse la stampa del report. Questo è il concetto. Questo significa che quando un modello cambia, quindi subisce un cambiamento, un po' come succede nei Visual Light Bindings di Delphi, Angular fa il refresh dei binding point che fanno aggiornare la view. Cosa sono i binding point? Sono i punti in cui il modello, o meglio, che i punti in cui il template fa riferimento al modello. Quando una delle proprietà, o delle liste, o degli attributi del modello cambia, e questa proprietà, attributo, lista ha un riferimento dal template, allora la view viene rigenerata in maniera completamente automatica. Vediamo un esempio. Per fare questo webinar utilizzeremo questa applicazione qui che implementa un'applicazione per gestire una lista di vini. È un'applicazione abbastanza semplice, ma è stata utilizzata in maniera molto simile da una persona di Adobe per fare confronti tra diversi framework. Quindi mi è sembrato sensato utilizzarla come base per parlare appunto di Angular. Allora, iniziamo con il primo esempio. Questa che vedete qui è un'applicazione Data Snap. Un'applicazione Data Snap, una REST Application Data Snap, che fornisce una serie di file HTML e dà anche il proxy per invocare i suoi metodi. Fino all'ultimo esempio non invocheremo direttamente i metodi e quindi fondamentalmente utilizzeremo questa applicazione per fare delivery di file HTML. Cominciamo col vedere il primo esempio. Questo esempio mostra una caratteristica peculiare di AngularJS. Il codice lo abbiamo qui. Questo è il codice HTML. Come vedete, per definire un'applicazione AngularJS, ovviamente va inclusa la libreria AngularJS. Va dichiarato il punto in cui l'applicazione va dichiarato nel tag HTML. Che l'applicazione è un'applicazione Angular con questo namespace ng-app, può anche essere scritto in questo modo, ma di fatto è la stessa cosa. In questo modo definiamo che questa applicazione, che questa pagina contiene un'applicazione AngularJS. Le cose interessanti cominciano a essere qui. Come vedete, qui c'è un sintassi con la doppia parentesi graffa che rappresenta il modo in cui AngularJS collega il template con il modello dei dati. Nel caso specifico che stiamo guardando adesso, tutta la pagina è il template. Questi marcatori che vedete all'interno delle doppie parentesi graffiche sono i dati e AngularJS si preoccupa di fare in modo che il valore di questa variabile qui, presente nel modello, simple underscore value 0, venga iniettato all'interno di quello spazio.
Ma chi modifica quel valore lì? In questo caso abbiamo fatto che ci sia un evento che al clic di un pulsante modifica una variabile che nessuno mai ha dichiarato, non sappiamo dove sta, ma Angular in questo momento ci ha creato un po' di cose di default. Poi vedremo in che modo gestire questo meccanismo. Ma questo è l'esempio più semplice per parlare di binding. Come vedete c'è questo evento particolare, non è un click classico del bottone, ma sempre nel namespace ng click, c'è cioè una serie di eventi a disposizione. Angular esegue questa espressione. L'espressione non fa altro che assegnare la stringa hello world a questa variabile, simple value 0. Che cosa succede a runtime? Semplicemente che cliccando il tasto, questo è lo span, cliccando il tasto, il valore che abbiamo inserito nella variabile automaticamente viene, passatemi il termine, sentito da Angular. E viene aggiornato, vengono aggiornati tutti i binding point che fanno riferimento a quella variabile. In soldoni, quando modifico una variabile a cui ho un riferimento nella view, automaticamente la view prende questo valore qui. Come vedete, io qui potrei scriverci anche qualcos'altro. Così faccio le frecce della pagina, cliccando vedo Daniele, ci clicco sopra e viene concatenato il tutto. Okay, quindi fondamentalmente è proprio come se fosse un linguaggio di markup in questo meccanismo qui. Questo meccanismo funziona anche, e ovviamente, per controlli più complessi. Come vedete qui abbiamo diversi esempi. Ad esempio è possibile nel box 2, text to text and DOM, io ho due edit ai quali ho collegato la stessa variabile, ng model, e la variabile si chiama simple value 1. Questa che vedete qui è una direttiva Angular, parleremo successivamente delle direttive, ma fondamentalmente le direttive sono il modo in cui Angular estende HTML per fargli fare cose diverse da quelle che farebbe normalmente. Come vedete, ad esempio, questa è una direttiva, questa è una direttiva, sono tutte direttive che permettono di strumentare il codice HTML per fargli fare cose diverse da quelle per le quali era pensato. In questo caso i due edit puntano alla stessa variabile modello che si chiama simple value 1. Per di più, all'interno di un tag header, abbiamo un riferimento a quel tag. Che cosa succede sulla pagina? Quando vado a scrivere qualcosa in un edit, il valore che scrivo mi viene riportato nell'altro edit e anche nell'HTML, senza una riga di codice. L'importante è fare in modo che i nomi delle variabili siano allineati. Qualsiasi modifica che verrà fatta su una variabile che è stata, diciamo, sulla parte del modello, quel modello verrà rispecchiato anche sulla parte HTML. Stesso discorso anche per i radio button. Come vedete qui, ho due radio button che fanno riferimento alla stessa variabile simple value 2. Questi radio button hanno l'attributo value, value 1 e value 2. Quando andrò a modificare questa variabile, assegnandogli il valore value 1 o il valore value 2, la edit che mi mostra con una text box read only, mi mostrerà il valore della variabile simple value 2. Che cosa succede? Cliccando qui avrò questo, cliccando qui avrò il valore cambiato. Il meccanismo delle espressioni in realtà permette effettivamente di eseguire espressioni, tra cui anche espressioni logiche. Come vedete qui, ho due checkbox che puntano a due variabili diverse, simple value 3 e simple value 4, e posso fare operazioni logiche di tipo AND o OR o tutte quelle a disposizione da JavaScript e vedere il risultato direttamente nella pagina web. Questa è la tabella di verità. False, false, true, true, o così. Ok, questo è il meccanismo di base del binding di Angular. Quello di cui non abbiamo ancora parlato è il meccanismo che c'è e che lega il model con il controller. Il beta model, che poi è quello che viene utilizzato dal template, è istanziato dal controller. In questo caso, nell'esempio che abbiamo appena visto, il controller non c'era e Angular permette di definire un controller di default. In realtà il controller ha un lavoro molto delicato, è quello che permette di stabilire il data binding tra il modello e la view.
E per di più, per data binding, in realtà non intendiamo solo il dato effettivo, ma anche tutta la serie di eventi che la view potrà vedere. Il lavoro sporco lo fa una variabile che si chiama $scope. Questo $scope è il view model che è condiviso tra il controller e la view. Vediamo adesso gli altri due esempi che parlano di questo meccanismo. Chiamo sample 10. Allora, come vedete, in questo esempio abbiamo una lista di persone. Se andiamo a vedere l'HTML, abbiamo ovviamente il riferimento a Angular, abbiamo un riferimento a un altro file JavaScript che si chiama controller JavaScript, e poi all'interno di un div principale che contiene tutta la nostra applicazione abbiamo un riferimento a un controller tramite questa direttiva. NG controller linka people controller. Che cosa significa questo? Significa che all'interno dell'ambito di visibilità di questo div potrà l'HTML leggere i valori, i dati del view model presenti all'interno della variabile $scope, che è quella di default all'interno di questo blocco, definita dal people controller. Fondamentalmente stiamo dicendo a Angular: guarda che in questo blocco leggerò la variabile $scope definita dal people controller. Il people controller è quello definito qui dentro. Che cosa fa people controller? People controller riceve per dependency injection una variabile che si chiama $scope e comincia, visto che JavaScript ovviamente è dinamico, possiamo agganciare proprietà, eventi, quello che vogliamo, comincia ad agganciarci il modello dei dati. Nel nostro caso il modello dei dati sarà abbastanza semplice. Avremo un array che si chiama people, un array di oggetti che definisce first name, last name, role e quant'altro, poi una semplice variabile stringa e addirittura un evento. Questo $scope sarà quello che all'interno del nostro div che abbiamo visto prima sull'HTML sarà accessibile. In che modo sarà accessibile? Tramite una serie di direttive. Come vedete qui, per scrivere quante persone ci sono nella lista, semplicemente andiamo a leggere la proprietà length dell'oggetto people. Questo era quello che avevamo definito così all'interno del controller, $scope. In questo modo vediamo quante persone ci sono nella lista. Ancora, per creare la lista effettiva, definiamo un box. Questo è il box in cui verranno scritti il nome, il cognome della persona e il ruolo. Come facciamo a dire a Angular di generarci n box in funzione di quante persone ci sono? Tramite una direttiva ngRepeat. ngRepeat esegue questo loop che vedete all'interno dei doppi apici e fondamentalmente è un for in loop. L'ngRepeat non fa altro che duplicare il blocco nel quale è definito per n volte fino a quando dall'elemento 0 a n-1. All'interno del blocco ci sarà un'altra visibilità che stavolta si chiamerà person. È un po' come il for in di Delphi. Quindi person in people e all'interno possiamo leggere direttamente da person. E in questo modo andiamo a definire il singolo blocco. Ancora, per andare a leggere la proprietà small message, come avremmo già capito, ci sarà bisogno semplicemente di definire il riferimento all'attributo dell'oggetto scope. Una cosa che ancora non abbiamo visto è come collegare l'evento. La direttiva si chiama sempre ng due punti o meno click e poi il nome dell'evento. In questo caso noi stiamo eseguendo effettivamente una espressione, quindi qui potrebbe esserci quello che volete. Nel nostro caso basta chiamare say hello. Sappiate che qualsiasi direttiva all'interno della pagina HTML parte dalla visibilità sull'oggetto scope. Quindi nell'HTML abbiamo questa definizione qui, questo è il messaggio. Cliccando su Say Hello avremo l'alert. Il tutto passa dall'oggetto scope che abbiamo definito nel controller, come abbiamo visto qui. Ok? L'array, la variabile, l'evento. Andiamo avanti con l'esempio 20.
In questo caso utilizziamo un simpatico filtro di AngularJS. È una caratteristica abbastanza richiesta nelle applicazioni web, ma in realtà in tutte le applicazioni, ovvero la possibilità di fare una ricerca full text. Io ho una lista di questo tipo, comincio a scrivere qualcosa, come vedete, premo P, e tutti i binding point presenti all'interno del template che dipendono dalla ricerca verranno aggiornati. Come vedete nell'header c'è scritto ci sono due persone nella lista e nella lista vengono filtrate solo le persone che contengono da qualche parte P. Se io vado a scrivere Daniele, verrà fuori solo il mio nome. Andiamo a vedere come è implementato. In realtà il meccanismo è molto semplice dal punto di vista utente. Abbiamo un edit di ricerca, search, che è collegato all'attributo query del modello. Questo attributo query viene utilizzato all'interno di altre espressioni. Come vedete qui c'è l'espressione, l'ngdbit è diventato person in people e poi è stato applicato un filtro che dipende dalla variabile query. In questo modo, person non ciclerà su tutto people, ma solo sul risultato del filtro. Questa sintassi qui è come se fosse così. Quindi query rappresenta il secondo parametro di filtro. Il primo è people, cosa filtrare, e query è su cosa filtrare. Quindi in questo modo andiamo a fare un filtro client side, ovviamente, non pensiamo di caricarci 100.000 righe qui dentro, però una volta che un sottoinsieme di dati è arrivato sul client dell'utente, possiamo fare una potentissima ricerca davvero a costo zero. E il meccanismo di aggiornamento della ricerca in funzione di quello che l'utente scrive sull'edit dipende dal valore della variabile query. E quindi tutti i punti in cui si fa riferimento query c'è una dipendenza da questo valore. Quando questo valore cambierà con un meccanismo di di observing, le espressioni che dipendono da quel valore verranno ricalcolate. È un po' come quando in un foglio Excel voi avete un valore in una cella e in 3-4 altre celle fate riferimento a quella cella lì. Quando quel valore cambia, i valori delle altre celle che hanno una formula che fanno riferimento cambieranno coerentemente. Come vedete, rispetto all'approccio imperativo del cambiare il DOM direttamente con jQuery, siamo assolutamente a un altro livello. Un'altra caratteristica importante di Angular sono i moduli. I moduli sono il modo in cui Angular pacchettizza il codice. Per chi viene da Delphi è come se fosse un BPL, che definisce un po' di unit, un po' di form, e un po' di funzioni, un po' di procedure e cose del genere. Un modulo, infatti, è una collezione di configuration e run block. Che cosa significa? Significa che ci sono parti di moduli che si occupano di configurare alcuni servizi e altri che vengono eseguiti all'avverarsi di un qualche evento. Un modulo in realtà può dichiarare una pletora di cose, può dichiarare direttive nuove, può dichiarare controller, può dichiarare filtri, costanti, servizi. Diciamo che il modulo è quello che racchiude un po' tutto Angular. Vediamo cosa significa avere a che fare con un modulo. Facciamo partire sample 35. Questo sample 35 è un'applicazione che è specifica per il modulo di Angular. Vediamo qual è il meccanismo sample 35. Allora, l'applicazione a cui facciamo riferimento non è più anonima, ma adesso ha un nome. Come vedete, sample 35 app, e questa cosa la dichiariamo direttamente nella direttiva ng app. Includiamo un file JS che contiene tutti i nostri moduli, è un esempio, quindi abbiamo messo tutto insieme, e poi fa la sua presentazione la direttiva ng view. Come vedete, l'HTML è davvero minimale. Vediamo a questo punto che fa sample 35A. Sample 35A viene definito all'interno del file JS sample 35 all che contiene tutta la nostra applicazione. La prima cosa che andiamo a fare è definire un modulo.
Il modulo, per definire un modulo, si definisce il nome e una serie di dipendenze. Queste dipendenze vengono iniettate automaticamente dall'injector, cioè il servizio di dependency injection di Angular. Una volta definita l'applicazione, che ha un nome e una serie di dipendenze, in questo caso non ce ne sono, andiamo a configurarla con tutti i vari servizi, direttive, filtri e controller. La prima cosa che configuriamo è il routing. Che cosa significa? Significa che in funzione del hashbang che va ad aggiungersi al location sull'URL, cambierà quello che l'applicazione mostra. Che cosa significa? Root provider. Andiamo a configurare il root provider. Diciamo, quando la root è slash main, utilizza questo template con questo controller. Quando è slash view1 utilizza questo template con questo controller, quando è view2 utilizza questo template con questo controller, in tutti gli altri casi fa un redirect su main. Che cosa significa questo? Significa che quando io ho la mia applicazione, qui vedete che ho cancelletto slash main, quando io cliccherò su go to view1 non cambierò effettivamente pagina, ma cambierò root. Cambiando root, cambio il contenuto della pagina, poi parleremo di quello che fanno queste pagine, ma fondamentalmente non vado a ricaricare una pagina, cambio semplicemente la vista. Quale parte dell'HTML cambio? Cambio la parte che nel template principale, quindi nell'HTML principale si chiama ng-div. Quindi quello che andrò a modificare sarà il contenuto di questo div. Tutte le mie partial, quindi tutti i miei pezzetti di pagina vengono innestati lì dentro. Andiamo a vedere adesso come funziona il meccanismo del partial. Allora, abbiamo detto che il root provider mi definisce un legame tra la root, il template, quindi il pezzo di HTML che va innestato nel div, e un controller. Se andiamo a prendere una di queste partial, abbiamo a che fare con una cosa del genere. Andiamo a vedere il main. Come vedete, non è un documento HTML completo, ma contiene solo una minima parte di HTML, quella che verrà introdotta nel div. Come vedete, il meccanismo di binding funziona allo stesso identico modo, anche avendo definito il partial. E per di più, come vedete, qui non c'è un riferimento a quale controller verrà utilizzato da questa view. E è proprio questo il meccanismo interessante. La view, secondo il pattern MVC, ma anche secondo il modo più presente, Supervising Controller, Passive View, non deve conoscere chi la utilizza se non tramite un'interfaccia generica. E questo è proprio il caso. L'unica cosa che la view sa che. Scusate. L'unica cosa che la view sa che avrà a che fare con uno scope visibile all'interno della pagina. Andiamo quindi a vedere come viene dichiarato il controller. In questa main, il controller sta dichiarato in main.ctrl. Il main.ctrl non fa null'altro se non andare a scrivere sullo scope il valore della data. Sulla partial, noi semplicemente andiamo a stampare simple value. Quello che avremo è una cosa del genere. Avremo appunto il dato che arrivando dal controller viene stampato nella view. Continuando sugli altri meccanismi, sul primo esempio abbiamo scritto una nuova direttiva. Questo è il modo in cui andiamo ad utilizzare, ad esempio, una direttiva già presente, l'ng-repeat. Abbiamo num in e gli facciamo ciclare un array e poi stampiamo num. Quello che avremo è una lista da 1 a 6 come elementi all'interno della UL. Però possiamo anche definire una custom directive. In questo modo andiamo a iniettare all'interno del paragrafo data snap quote. Come l'abbiamo dichiarata questa custom directive? Semplicemente dichiarando la direttiva in questo modo e modificando il testo all'interno dell'elemento in funzione delle nostre necessità. Ricordate quello che dicevamo prima, che AngularJS permette di
dare un substrato molto potente basato su dependency injection sul quale poi andare a costruire la parte che ci interessa nello specifico per l'applicazione. Ok, queste le direttive sono delle parti più importanti di Angular. Dal punto di vista dell'HTML, quello che andremo a vedere è il loop utilizzato per ngrepeat, ma anche la custom directive, la direttiva custom che permette di utilizzare dichiarativamente dei blocchi di codice definiti in JavaScript. Questo è il grosso plus. Quindi lo definiamo in questo modo, lo usiamo in questo modo, l'abbiamo definito in quest'altro modo. Stesso meccanismo ce l'abbiamo per i filtri nella vista 2. Qui stiamo utilizzando un filtro built-in che si chiama currency. Il filtro currency viene utilizzato in questo modo. In questo modo, come vedete, il filtro, come dicevamo prima, per il query, e nello specifico formatta secondo le caratteristiche monetarie del paese in cui si trova, formatta un importo. E quindi, visto che siamo in Italia, formatterà gli euro in questo modo. Possiamo però scrivere anche filtri custom. In questo modo stampiamo Hello World, e in questo modo stampiamo Hello World passato al filtro reverse. Che cosa fa il filtro reverse? Il filtro reverse lo abbiamo definito in questo modo, non fa altro che fare il reverse della stringa e possiamo utilizzarlo con questa sintassi. Come vedete diventa tutto dichiarativo, molto più semplice e più semplice che chiamare funzioni. Questa cosa qui può modificarla anche un grafico, non c'è bisogno che sia un programmatore a modificarla. Andiamo avanti. Ovviamente quello che abbiamo visto, il scrivere tutti i moduli, filtri, servizi e direttive all'interno di un singolo file JavaScript va bene per un piccolo esempio, ma non va bene per applicazioni complesse. Quindi quello che è consigliato è di splittare le responsabilità su file diversi, quindi uno per i servizi, uno per le direttive, per i filtri e quant'altro. Detto questo, andiamo a vedere come in questo meccanismo si introduce DataSnap. Allora, supponiamo di avere un nostro web server nel quale gira il nostro server DataSnap. Questo web server potrebbe essere un'applicazione Delphi, e quindi non so, utilizzare una REST application da Snap, oppure potrebbe essere un web server, potrebbe essere IIS piuttosto che Apache, piuttosto quello che volete. Abbiamo una serie di metodi che magari accedono a database, non accedono a database, fanno quello che devono. Da qualche parte nel mondo c'è un client che ci richiede un certo file HTML da un certo URL. Questo HTML arriverà al client con una serie di pagine e template inclusi all'interno della pagina. Il file principale includerà sia le librerie di AngularJS che il proxy DataSnap. Ora il problema è come facciamo utilizzare il proxy JavaScript a AngularJS? Sicuramente potremmo fare le richieste raw, cioè quelle che AngularJS normalmente permette di fare quando si ha a che fare con un servizio di cui, che non sia DataSnap. Ovviamente possiamo farlo anche con DataSnap, ma con DataSnap abbiamo un vantaggio in più, abbiamo già un proxy, un oggetto che ci risponde. Quello che succede è che poi la nostra pagina HTML con tanto di template renderizzati sul client parleranno col nostro web server tramite una serie di metodi interfacciati su un'interfaccia REST e implementati via JavaScript. Dopo lo startup, la nostra applicazione client si comporterà come se fosse un thin client Delphi. Quindi c'è il server DataSnap che offre una serie di metodi e il client invocherà questi metodi. Quindi tutta la parte di formattazione, tutta la parte di rendering, tutta la parte tipicamente che fino a ieri l'applicazione web doveva farla sul server, verrà fatta dal client con un notevole risparmio di energie. Come funziona? Quali sono le responsabilità dell'applicazione JavaScript all'interno del browser? Ovviamente gestire le varie route tramite la sintassi dell'hashbang, gestisce viste applicative come griglie, liste, elenchi, form, utilizzando il binding two-way di AngularJS, definisce direttive e filtri, permette di gestire le transazioni applicative, quindi non so, il crea cliente, crea ordine, modifica utente, queste sono tutte transazioni applicative, tramite
i JS controller, gli Angular JS controller, e incapsula i servizi offerti da DataSnap in classi JavaScript. È proprio questo l'esempio che andremo a vedere adesso. Allora, due parole sul server DataSnap che stiamo utilizzando. Il server DataSnap è abbastanza semplice, diciamo che ha una serie di file che può fornire, ma la cosa che ci interessa di più sono i suoi metodi. Questi metodi che vedete qui sono quelli che verranno acceduti da JavaScript quando l'applicazione girerà. Quindi abbiamo definito una serie di metodi, non utilizzando tipi custom types Delphi, e quindi utilizziamo solo JSON object, JSON array e tipi semplici. Ad esempio, come implementare il get wine by d? Semplicemente facciamo il command, creiamo il command, questo utilizza db express, creiamo la query, eseguiamo la query e andiamo a mappare la query su un oggetto. L'oggetto è un JSON object. Ora, questo mapper reader to JSON object non è altro che un semplice mapper che prende i nomi dei campi da un dbxreader e li scrive su un JSON object, ovviamente chiamato all'interno di un JSON array che rappresenta non più un oggetto, ma una lista di oggetti, e quindi è come se fosse una query. Insomma, questo è il meccanismo, è abbastanza semplice, utilizza la RTTI estesa di Delphi e permette di mappare reader a oggetti o liste di oggetti e viceversa per quanto riguarda la modifica effettiva del database. Quindi abbiamo ad esempio get wine by d oppure find wines nel caso in cui c'è un parametro di ricerca, viene utilizzata una like sul nome oppure facciamo la query su tutta la lista dei vini. Successivamente creiamo un array e mappiamo tutto il reader sul JSON array. In questo modo al client arriverà una lista di oggetti wrappata all'interno di un JSON array. Ancora, delete while, praticamente fa la stessa cosa, in questo caso non c'è neanche da fare bisogno di fare il mapping, creiamo la query, che può essere parametrica o meno, eseguiamo l'update e ritorniamo un valore eventualmente con un messaggio di errore. Nel caso dell'inserimento, la questione è leggermente più complessa, semplicemente perché dopo aver definito la insert con tutti i vari parametri per nome, andiamo a mappare un oggetto con i parametri dell'oggetto sui parametri della query. Quindi stavolta non facciamo un mapping dal dbxreader all'oggetto, ma dall'oggetto ai parametri di una query. In questo modo stiamo rendendo persistente un oggetto. Diciamo che è un semplice mapper, questo meccanismo. È abbastanza semplice, sono davvero qualche riga di codice Delphi abbastanza banale. Come si collega al database? Utilizzando un database Firebird, utilizzando una connessione direttamente sul server method unit. Andiamo a vedere adesso l'applicazione che gira. Allora, questa è la nostra applicazione che ci mostra una lista di vini. Come vedete, potete ben vedere che non sono un grafico, questa cosa è evidente. Abbiamo a disposizione la ricerca, come abbiamo detto prima, questa ricerca è eseguita direttamente sul client, quindi vedete la velocità perché di fatto il server non viene proprio invocato. E sappiate che per relativamente pochi dati il meccanismo è molto 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 semplice. Che cosa succede? Abbiamo la nostra applicazione definita all'interno di App.js, la nostra applicazione si chiama WineCellar.js, che dichiara una serie di dipendenze. Le dipendenze sono sui servizi, sulle direttive e sui filtri. Definite in altri file, come abbiamo detto prima, e nella dichiarazione del modulo l'unica cosa che facciamo è definire le root, i template e i controller. Se andiamo a vedere come vengono definite le direttive, come vedete qui definiamo una direttiva che si chiama DataSnapQuote, che ci serve per fare un po' di marketing. Si chiama DataSnap is really cool, with AngularJS is even better. E poi una app version che fa riferimento alla versione dell'applicazione che andiamo a vedere qui sopra, come vedete. Ancora, se andiamo a vedere invece i filtri,
Sui filtri abbiamo creato un nuovo filtro che si chiama Capitalize. Questo Capitalize verrà utilizzato nella forma di editing. Quello che ci interessa in particolare sono i servizi. Questi servizi possono dichiarare sia dei valori, come vedete qui, i valori per collegarsi al server della Snap, che ho chiamato DS Connection Info, e fondamentalmente sono un oggetto, ma possono essere un qualsiasi oggetto JavaScript, quindi anche un array, un oggetto stesso, un intero, un null, quello che volete. Abbiamo dichiarato anche un servizio di tipo version che ha all'interno la versione dell'applicazione, quindi 1.0.123, che è quella che vedete qui, in alto. Qui. E poi il servizio DataSnap. Che cos'è questo servizio DataSnap? È un servizio che si chiama DataSnap, dichiara di dipendere dal servizio DS Connection Info e quindi AngularJS alla partenza. Semplicemente iniettera, senza che noi dobbiamo scrivere nulla, iniettera la dipendenza corretta e poi controlla se il proxy già esiste. Se non esiste, lo crea utilizzando le informazioni dell'altro servizio, passandolo per dependency injection al proxy che ci è stato creato da Delphi. Questo tcellarsm rappresenta proprio il proxy con tutti i metodi definiti da Delphi, quindi tutti questi metodi qui che vedete all'interno della methods unit sono quelli che avremo all'interno del tcellarsm. In questo modo, nei nostri controller, quando andremo a fare, ad esempio, la lista dei vini, non faremo altro che dichiarare la dipendenza da DataSnap e poi all'interno del controller DataSnap punto il nome del metodo che vogliamo invocare implementato in Delphi su qualche server. Dal nostro punto di vista stiamo lavorando solo con JavaScript, o dal punto di vista dello sviluppatore JavaScript, sta parlando solo con JavaScript, ma in realtà sta invocando il proxy Delphi. Quindi tutto il nostro codice Delphi potrà essere utilizzato per fare anche applicazioni web. Stesso discorso per quando andiamo a agganciare metodi, ad esempio in questo caso per cancellare un vino, semplicemente la dichiarazione delle dipendenze l'abbiamo fatta sul costruttore e all'interno non facciamo altro che usarlo. Stesso discorso quando dobbiamo recuperare il singolo vino o quando dobbiamo fare edit col Save Wine. Andiamo a vedere l'applicazione come funziona. Il filtro l'abbiamo già visto, possiamo cliccare su un vino. Cliccando su un vino andiamo sul dettaglio del vino. Come vedete la route è cambiata. Torniamo indietro dalla lista. Andiamo a cliccare New Wine e siamo nella forma di inserimento dei dati. Ora, per questa forma di inserimento c'è da fare una piccola parentesi. In fase di inserimento, tra HTML classico e HTML5, ci sono una serie di feature in più per quanto riguarda i controlli delle form. Il problema è che non tutti i browser supportano HTML5, non tutti allo stesso livello. Quello che cerca di fare AngularJS è di implementare, ove il browser non lo facesse, le caratteristiche presenti su HTML5. Quindi, se guardate ad esempio il flare che ha questo edit, questo alone blu che ha intorno, se io provassi a cancellare il testo all'interno, prima di tutto notate come il binding funziona tra l'edit, il titolo e questo box riassuntivo qui giù. Io ci scrivo qualcosa, ad esempio scrivo Daniele, così. Guardate come l'ho scritto, tutto minuscolo, mentre invece sul titolo è con la prima lettera maiuscola. Perché? Perché se andiamo a vedere nella Wine Edit, il filtro col quale stampiamo wine.name è capitalized, è quel filtro che abbiamo detto prima. E quindi in questo modo il modo in cui viene renderizzato il testo sarà con la prima lettera maiuscola. Andiamo a scrivere, non so, il nome di un vino. Country, non me ne vogliono, non sono un esperto di vini. Come vedete, tra l'altro, se questo è un controllo particolare di HTML5, che avviene però, che funziona anche nei browser dove non c'è HTML5, se io provo a scrivere qualcosa che non è coerente col criterio che ho dato di validazione, sulla destra del field viene fuori check your data. Questo meccanismo è built in AngularJS.
Quindi tutti i meccanismi di validazione, siano essi per range di interi, siano essi su date, sull'obbligatorietà o meno di un dato deve essere presente all'interno di una lista o meno, sono tutti implementati a livello dichiarativo. Se guardate qui ad esempio il nome del vino, c'è l'attributo required. Questo attributo required funziona anche sui browser che non sono HTML5. Vedete il binding col nome del modello, ngModel? Ancora sull'anno del vino abbiamo minimo 1950, massimo 2000-2012. Poi deve essere un intero e a richiesto. Ancora, se andiamo sulla regione, deve essere richiesto, le uve e deve essere richiesto anche questo. Nel caso dell'errore, come vedete, abbiamo uno span che mostra il testo dell'errore e che viene visualizzato solo se l'espressione valutata nella direttiva ng-show è uguale a true. E come vedete qui dentro c'è frm wine, wine name, dollaro valid. Quindi se il wine name, questo qui, attualmente non è valido, questo testo viene visualizzato. Come vedete, il tutto è a livello dichiarativo, di librerie che fanno questa cosa, ce ne sono davvero tante, ma il fatto è che richiedono, la maggior parte richiede del codice. Avendo AngularJS, questo meccanismo dichiarativo che permette tra l'altro di fare data binding e dove volete agganciarci anche un meccanismo di validazione, ovviamente questo ng-show vede anche lo scope, quindi potete implementare le vostre funzionalità di controllo direttamente nel controller e quindi far visualizzare o meno il valore. Per di più, tutto questo meccanismo viene mutuato anche dalla form e quindi il bottone del salvataggio sarà disabilitato se la form non è valida. Quando andiamo a premere il tasto Save Wine, l'evento ng-submit viene scatenato, quindi viene chiamato Save Wine sul controller, il controller che è Wine Edit Controller DS. Questo save wine non fa altro che dire se la form non è valida, allora mostra questo errore. Nel caso specifico, andiamo qui, se provo a fare invio, sto qui così, il bottone è disabilitato. Se provo a inserire un dato che non è corretto, verrà fuori errore. Check your data, check your data. Quando vado a modificare qualcosa, il dato invece diventa valido. In basso vedete un riassunto di quello che ho scritto qui sopra. In che modo? Utilizzando sempre lo stesso solito meccanismo del binding. Back to list e torniamo alla lista. Se andiamo a salvare un vino, country 2012, region Veneto, ottimo vino, poi mettiamo un bel soave doc. Andiamo a salvare, la lista del vino sarà presente anche nell'altra lista e potrò, una volta avendo la lista di questo vino, potrò cancellare il vino e automaticamente verrà tolto dalla lista e il filtro verrà riaggiornato, senza scrivere una riga di codice per tutta la parte di aggiornamento della lista e quant'altro. Bene, detto questo, capite che le questioni dietro l'integrazione di DataSnap e AngularJS sono abbastanza complesse. Tra l'altro sto mettendo su un corso su appunto l'integrazione su DataSnap e AngularJS. Nei prossimi giorni uscirà l'informativa sul nostro sito, scriverò anche su Twitter riguardo questa cosa qui. Ora, se ci sono domande, abbiamo qualche minuto, ma davvero pochi, per rispondere a qualche domanda. Allora, Lorenzo scrive, la validazione dei dati della forma. Può essere eseguita anche con una chiamata da Snap? Assolutamente sì. All'interno di un evento definito sul controller puoi fare quello che vuoi, tra cui anche utilizzare un service, e il service può essere
legato al proxy JavaScript. E quindi sì, puoi fare anche controlli direttamente su DataSnap. Ti consiglio di farlo in maniera asincrona, perché attualmente il proxy DataSnap non funziona in maniera asincrona. Puoi farcelo funzionare, ma attualmente così com'è non ci funziona. Quindi ti consiglio di farlo in maniera asincrona, e se la cosa è molto pesante. Oppure puoi semplicemente demandare il controllo utilizzando uno dei pattern tipo promise e quant'altro, facendo in modo che quando il controllo è avvenuto l'errore o meno venga fuori. Cioè, non stai su un'applicazione client server, ma puoi assolutamente farlo in real time. Altre domande? Questo webinar sarà poi disponibile su Abitain TV? Sì, molto 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 probabilmente sì, a breve. È facile l'integrazione con HTML5 Builder? Non è facilissima, ma è possibile. Non è facilissima, e considera che segue un approccio fondamentalmente ortogonale rispetto a HTML5 Builder, che invece segue l'approccio della generazione di codice, non dell'istrumentazione di codice già esistente, però è possibile farlo. Quanto è facile? Non è banale, ma è possibile farlo assolutamente. Esistono componenti stile XJS, chiede Michele. AngularJS è un framework di basso livello, nel senso che dà caratteristiche di alto livello, ma dal punto di vista client ti dà i mattoncini per costruire l'applicazione. Quindi è possibile integrarcelo, puoi integrarci quello che vuoi all'interno di un'applicazione AngularJS. Se gli dici di non mettere mano all'interno di un tag, lui non lo fa, non ci sono problemi. Tra l'altro c'è anche un progetto che si chiama AngularJS UI, che include una serie di facilities per la componentistica, chiamiamola così, la componentistica grafica integrata all'interno di AngularJS. È una cosa che puoi fare tranquillamente. L'unica parte complessa nella gestione è agganciare il meccanismo di refresh a quello del componente che hai deciso di utilizzare. All'interno di Angular non ci sono componenti di alto livello tipo griglie, ti permette di fare molto, c'è qualcuno che l'ha già fatto, ma all'interno del core, il core si occupa solamente di fare quello che abbiamo visto oggi. Quindi puoi assolutamente includerlo, c'è qualcuno che l'ha già fatto, ma all'interno di AngularJS non ce lo trovi. È un po' come jQuery e i plugin esterni per jQuery. Bene, se ci sono altre domande. Allora, Alessandro chiede: saranno disponibili oltre al video anche sorgenti JS e Delphi dell'esempio? Una parte sarà assolutamente disponibile, e gli altri ce li avrai nel caso in cui saranno disponibili per i frequentatori del corso. Comunque sì, il video dovrebbe essere disponibile relativamente a breve, e quello che verrà mostrato nel video ci saranno anche i sorgenti Delphi e JavaScript. Se ci sono altre domande, aspettiamo ancora qualche altro secondo. Allora, vi ringrazio per l'attenzione, vi lascio con i saluti, se avete necessità scrivete pure ai contatti che avete visto finora. E buona serata, alla prossima volta.